Eccolo qua, un bel appuntamento con Sotto le Cuffie e con un bel DJ ospite oggi, perché con noi c'è Luca Guerrieri. Ciao Luca, benvenuto al Party Virtuale. Ciao Franky, ciao a tutti. Qual è stato il primo disco che hai acquistato? Ma non mi viene il nome, USA for Africa. Che c'è? Ok, USA for Africa, We Are the World. Bravo, bravo, questo è il primo disco che ho comprato nella mia vita. Pensate come sono romantico. Qual è stato il tuo approccio da adolescente con la musica? Cioè, quando è stato il momento che l'hai scoperta? Possiamo collocarci fra la seconda e terza media, quindi 13, 14 anni, e io nasco con il soul, l'R&B e l'hip hop. Mi facevo delle scorpacciate di ascolti notturni, registravo e poi tagliavo, incollavo dalle cassette, le facevo a tutti i miei amici. Quindi della Soul, Ring 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 è uno di quei dischi che c'ha nel cuore. Da ragazzino avevi un sogno? Cioè avevi un obiettivo? Non ho mai immaginato che la musica potesse diventare il mio lavoro, però poi mi ci sono ritrovato non posso dire sogno realizzato, però sono felice perché era una passione che occupava tutto lo spazio al di fuori della scuola, delle fidanzatine, un po' più grande del lavoro, perché io comunque ho iniziato facendo un altro lavoro come molti di noi. Ho fatto per tanti anni due lavori, ho fatto di tutto, ho fatto dall'imbianchino all'aiuto cuoco, al cameriere, al ragioniere, e poi quando la musica è esplosa mi sono concentrato su quello. Faccio una domanda e ti faccio lavorare un po' con la memoria, perché poi a volte non sono così immediate le risposte ai nostri temi di Sotto le Cuffie. Ti ricordi il tuo primo ingaggio? Cioè la prima volta che ti hanno chiamato per suonare in discoteca, dov'era e soprattutto quanto ti hanno dato poi? Allora, la primissima volta ho suonato in discoteca non c'era un ingaggio, perché era una gara per DJ. Non so se ti ricordi, metà anni 90 c'era questa figata della domenica pomeriggio, che i locali, per riempire le console senza pagare nessuno, diventavano questa cosa della gara per DJ, no? E quindi ognuno portava i suoi amici e feci una grandissima figura di merda, perché era il periodo dove in Toscana andava la progressive più scatenata. Io mi presentai con due o tre pezzi house, e al secondo disco il DJ resident del tempo, e poi siamo diventati amici, mi disse: guarda, scendi un attimo perché sicuramente non hai vinto la gara per DJ. Non fu un bellissimo primo approccio, diciamo, però bisogna proprio anche inciampare, no? Per poter poi camminare dritti. Entriamo all'interno del tuo studio. Ci vogliono capacità tecniche, quindi studiare i software, però poi per poter raggiungere risultati ci vogliono anche delle capacità di pubbliche relazioni, cioè bisogna sapersi vendere. Qual è la percentuale giusta per poter arrivare ad avere successo? Guarda, io su questo aspetto sono proprio il peggio. Io non sono assolutamente un grande venditore di me stesso, e capita tante volte colleghi, amici, parenti mi dicono: ma cazzo, ma te hai fatto sta roba? Ma non lo sa nessuno. Io sono più felice quando gli altri si accorgono di quello che ho fatto, ma non sono io il promotore. Sbaglio perché giustamente come hai detto te è una componente fondamentale. Quindi forse imparerò, ci avrò qualche altro anno ancora di questa carriera, sì, che magari migliorerò. Lavorare con grandi artisti è una conseguenza di lavorare bene, oppure è il preludio? Cioè tu lavori con grandi artisti e poi hai la possibilità di fare grandi cose. Io sono sempre dell'opinione che te devi avere una strada, un percorso, un obiettivo, e se te fai bene il tuo percorso, a un certo punto le cose accadono e ti ritrovi senza sapere perché in studio con magari anche dei mostri sacri, no? Delle persone che fino all'altro giorno hai stimato, dovresti rincorse col disco in mano per l'autografo, automaticamente te le ritrovi in studio o collabori con loro anche a distanza, e accade perché evidentemente hai fatto bene il tuo percorso artistico. C'è una produzione in particolare che ci puoi raccontare che ti ha fatto un po' diventare matto, cioè che si complicava ogni volta, non riuscivi mai a arrivare, diciamo, a terminarla? Ma sicuramente ce ne sono più di una. Io penso di avere hard disk pieni di produzioni che poi a un certo punto si sono fermate perché sennò mi scappottava la testa, no? Magari proprio in virtù di quello che dicevo prima, fai delle collaborazioni con persone che non sono in linea con te, e quindi è tutto una complicazione, mandi una cosa, no, non va bene. Mi è capitato di stare anche una settimana su un piattino, no?
alla richiesta di modifica del volume del piattino, ho cambiato il nome del file, l'ho rimandato uguale e mi hanno detto ecco, perfetto, ora questo è quello che volevo. Cioè, questo può essere anche un tip, un consiglio per tutti: quando vedete che non gli va mai bene, cambiate il nome, chissà, magari lo vedono differente. Allora entriamo invece nella tua vita non da DJ, la vita di tutti i giorni. Qual è la percentuale di tempo che dedichi al lavoro e quella che dedichi alla tua vita personale, alla famiglia, alle tue cose? 80% lavoro, 20% tutto il resto, quindi è un bel casino. C'è un qualcosa che hai dovuto sacrificare nella vita perché non c'era spazio, quindi magari un po' ti rammarichi, potrebbe essere qualcosa di interessante? Guarda, te lo dico subito, è lo sport, perché io fino a 20 anni ho fatto karate a livello agonistico e mi sono divertito tantissimo, mi sono tolto anche delle belle soddisfazioni. Ho interrotto e ho ricominciato da un paio di anni. E non ti nascondo che adesso, io non lo sapevo, ci sono le gare master per i vecchietti mi sto allenando per fare qualche gara di kata. Se ti dovessi spostare per lavoro in un'altra città, perché c'è una grande occasione, lo faresti? Oppure la famiglia, gli impegni e le cose che stai facendo in questo momento ti frenerebbero? No, io rimango qua. Non c'è niente che mi può spostare da Follone. Ormai ho avuto le mie occasioni, c'è stato un momento dove sembrava fatta, che mi dovessi trasferire a Ibiza, ma no, ormai è tutto troppo radicato qua, mio figlio, a tutti i suoi amici, il suo ecosistema, c'ho lo studio, è 50 metri da casa, sto troppo bene qua. Allora, l'ultima domanda invece riguarda un consiglio, è un consiglio e poi anche, diciamo, una diagnosi. Cosa deve avere oggi un ragazzo, proprio caratteristiche personali, per poter diventare un buon DJ e anche un buon produttore? Perché poi in fondo sono due lavori collegati ma separati. La cosa fondamentale è avere un'attitudine positiva a qualsiasi cosa succeda, perché il problema grosso da noi è che si crea sempre un'aspettativa. Quando fai un disco, quando fai una serata, metti l'aspettativa altissima, poi magari quello che ti aspettavi non succede e vai in depressione. Perché la vita dell'artista sono 350 giorni di depressione che aspetti quei 15 giorni che succede, 15 giorni e 15 cose belle, no? Questo è la cosa, è la vita reale. Un grande DJ oggi protagonista di Sotto le Cuffie, ringraziamo Luca Guerrieri. Grazie a voi.